Sì, buongiorno. Buongiorno per tutto il giorno. Che fai? Buona domenica. Buongiorno. Vlog. Oggi vlog. Stiamo andando a Pompianopoli per i bimbi. Eh sì, amore, il babbo lavora al bar. Dov'è la macchina della mamma? No, amore, qua. Eccoci qua. Buongiorno, buona domenica. Oggi è un tempo un po' incerto. Ne approfittiamo di scendere ora che sono tipo le 10 e 20. Spero ora, tanto faccio manovra e cade il telefono, sicuro. Ne approfittiamo di scendere ora perché sicuramente oggi ha messo pioggia e stiamo andando al parco Giotto, che è un grande, insomma, parco qui della mia città. E praticamente oggi c'è Pompieropoli per i bambini. Quindi diciamo che i Vigili del Fuoco ogni anno, 2 volte all'anno, organizzano, diciamo, questa cosa in questo parco, proprio per i bambini, con i percorsi, cose del genere. La prima volta che ce lo porto, perché gli altri anni era troppo piccolino. Dimmi, ti ascolto. Dimmi, ti ascolto. C'ho anche il torcicollo, oltretutto. Sì, amore, il babbo è al lavoro. Amore, sì, sei proprio un po' angelottino carino. E quindi, insomma, andiamo qui a Pompieropoli, che oltretutto c'è anche mio suocero, perché mio suocero è un vigile del fuoco. Stamattina è in servizio lui, oggi non ci sarebbe stato. E quindi ho preferito andarci oggi perché sono anche da sola. E quindi, insomma, ne approfitto così, insomma, vedi anche il nonno in divisa, credo, in teoria dovrebbe essere in divisa. Ehi là, vediamo di vomitare, tutte le volte che bisogna andare da qualche parte da soli, io e te se vomita, cioè lui vomita, che soffre tantissimo la macchina, infatti mi viene l'odio profondo di andare da qualche parte che non sia a casa di mia mamma, che è vicinissimo. E comunque, che altro vi volevo dire? Il telefono sta resistendo oggi. Sto, a parte che sto andando infatti pianissimo, proprio per non far cadere il telefono. E che altro volevo dire? Boh, vabbè, non mi ricordo. Ah, oltretutto sto anche poco bene perché ho il ciclo. Quindi ho un mal di pancia assurdo, mi sono presa 2 tachipirine di botta, proprio così, giusto per portarlo a Pompieropoli. E niente, spero che il tempo resista e che non piova. Comunque basta, 2 minuti che chiacchiero, sto guidando, quindi è bene staccare il telefono. Questa si chiama vigilante Aspetta, fuoco. amore. Ciao. Metti il casco, wow! Vieni, vieni dal nonno, dai, forza, andiamo su. Andiamo anche a casa. Va, aspetta. Però ci vuole il dove? No, guarda qui. Ciao. Passa nessuno, passa nessuno. Vai amore nel tubo, vai! Via, 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 via! Aspetta, no, devi tirare il casco, passa sotto. Vai amore, passa lì sotto che la mamma ti viene dal davanti. Ricordo che alla fine del percorso dovete ritirare l'attestato che avete partecipato, avete effettuato la Pompieropoli. Naturalmente adesso, essendoci coda, ogni bambino a fine percorso viene svestito in su, coda di ancora, nuovo. alza, piede su, Lo so che la coda è su. lunga, lo so che la coda è lunga, Bravo ma non possiamo fare diversamente. amore! Vai qui! Dovete ritirare l'attestato di partecipazione. Potete Ora andare a visitare Ora qui, il mezzo antincendio dei Vigili del Fuoco, la PS che era su. Poi naturalmente più avanti trovate anche la Croce Bianca, quindi visitate anche l'ambulanza Bravissimo, della Croce Bianca. Guarda, salto gigante. Guarda. Vai amore, mettici i Vai, piedini! vai, degli anni vai, Bravo! vai a spegnere il fuoco, vai! Grazie ad una stretta collaborazione Guarda, dai disponibili aspetta, del aspetta, la stazione dei felini a riposo di evento.
la luce naturalmente e l'associazione macellaio fornaio del bravo Metto. E si è addormentato subito, è mezzogiorno e mezzo e dorme già da una ventina di minuti. Quindi niente, ora tra un po' mangiamo noi, quindi mangerà direttamente quando si sveglia facendo un pranzo o merenda. A dopo. Ecco, mentre siamo dormendo e andiamo a preparare il pranzo, volevo farvi vedere che ha già sciupato Samuele, che stamattina gli hanno anche rilasciato dopo aver fatto, diciamo, il percorso, questo diploma di pompiere molto carino con il nome e il cognome, c'è anche la data di oggi, troppo carino. E poi ci sono tutti gli stand di Vigili del Fuoco con, insomma, per dare della, tra virgolette, beneficenza. E quindi, diciamo, ho fatto un'opera di bene stamattina. Ho comprato questa magliettina per Samu, 10 euro, è una 3-4 anni, spero gli stia, ed è dei Vigili del Fuoco. Eccola qua, carinissima. Chi è che si è svegliato ora? Che sono quasi le 4 e sta facendo merenda con la pasta. Giupino. Bello Samu, bravo. Guarda mamma, amore, bravo. Tete, ui tete, ui tete. Che fai? Tete. Tutte le armi sono andate via. Bello. A causa dell'incendio tutto il regno. Dovevamo uscire. L'assicurazione ha pagato 12 milioni di euro. No, fai ciao nonna. Truffa colossale. Ciao. Da come la vedo io qui non si dovrebbe parlare di vittime, ma di benedizione. Fermi. Sì. Scusi. Sì? No. C'è una donna che vuole di essere sua. Qua sono no. Mamma. Ah, ok. Dicevo, dovevamo uscire, però poi siamo iniziati a piangere, a fare i capricci, era molto noioso, anche perché insomma ha dormito anche più di 3 ore oggi, quindi papà, ho detto vabbè, evitiamo, volevo portarlo a mangiare un gelato, insomma tra pianti vari saranno fatte le 6, ora sono le 6:30, ho detto vabbè, lasciamo perdere. Ciao Topino, che fai? Il bagnetto. Che fa? Ma che fa Topino? Fai ciao Topino. Fai ciao le tate. Vabbè, sei un pochino tranquillizzato. Ora lo metto, l'ho buttato un po' nella vasca per fargli perdere un po' di tempo. Gli faccio il bagnetto, lo shampoo, dopodiché più tardi mangiamo, che abbiamo fatto merenda oggi, quindi mangiamo un pochino più tardi, sono le 7:30. Ancora c'è il sole e niente, ceniamo e poi si torna a casa come sempre, vero Topino? Topo? Amore? È impegnato. Vieni Topo. Alla fine oggi ho ripreso relativamente poco perché Samuele ha fatto tanti capricci, ha pianto tanto, mi sa per via degli ultimi dentini,
quindi ovviamente ho preferito non riprendere, anche perché insomma se no avreste, vi sareste dovute subire pianti sclerotici di mio figlio e me sclerata che magari quando faceva capricci cose che non dovevo fare. Ah, Samu! E quindi ho risparmiato di, aspetta, di riprendere la ecco la sonno, insomma di accendere la telecamera. Spero che questo piccolo vlog vi sia comunque piaciuto e noi vi salutiamo, vero amore? Fai ciao alle tate. Fai ciao alle tate. Vabbè. E niente, buenas noches!